Beh, con Valneo Livon come non parlare dei vini friulani, visto che siamo in una delle aziende più rappresentative di questo territorio. Qui mi hai appena versato una ribolla gialla, un po' un simbolo del Friuli che vuole riportare i suoi vini più tradizionali. Ecco, cosa pesa per voi oggi una ribolla? Ma diciamo la ribolla gialla è il vitigno più autoctono che coltiviamo in Friuli, sul Coglio. È uno dei vini più amati e per fortuna adesso negli ultimi anni va anche, diciamo, è un vino di moda, perciò è tutto a nostro favore questo. Ecco, ma si inserisce in una produzione che per voi, come dicevo prima, è rappresentativa di tutti i vitigni del Friuli. Per esempio, parliamo del vino che un tempo era simbolo e che anche voi avete dovuto abbandonare, il Tokaj. Ecco, per voi cosa vuol dire? Cos'è cambiato? Ma per noi rimane sempre Tokaj, il nome lo abbiamo cambiato in etichetta, però quando dobbiamo parlare del vino lo chiamiamo sempre Tokaj. E per quanto riguarda un altro vino celebrato, insomma, forse uno dei vini più noti di casa Livon, Braide Alte, cosa possiamo dire oggi di questo vino? Braide Alte è il vino Braide, che vuol dire appezzamento di terra vicino a un casolare agricolo. Braide Alte, che si trova sulla sommità della collina di Rutars, per noi è il fiore all'occhiello della produzione, è il vino che rappresenta il territorio del Coglio dove abbiamo i nostri vigneti. Beh, e per concludere, due battute sui vini rossi, perché alla fine Livon fa grandi vini bianchi, ma anche i vini rossi non mancano nella vostra cantina. Sì, qui in Friuli come percentuale di produzione siamo superiormente sui vini bianchi, però anche i vini rossi riescono molto bene, anche se noi per i vini rossi abbiamo anche altre zone di produzione come la Toscana, il Chianti Classico e l'Umbria, la zona di Montefalco, che è lì dove puntiamo sui vini rossi.